Intanto diciamo che questi risultati sono il risultato di una tenacia degli apparati investigativi della Polizia di Stato e non del governo. Apparati investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri che sono stati esautorati insieme alla magistratura di mezzi, di strumenti, di potere. Questi poliziotti si sono messi la benzina nelle macchine con i loro soldi, non hanno ricevuto le missioni. Non hanno più gli straordinari, lavorano a gratis, sacrificano se stessi e le loro famiglie per ottenere i risultati che sono stati ottenuti. Non è vero che il governo, che ha dato loro strumenti e possibilità e mezzi per arrivare a questi risultati. Sul piano concreto, poi, queste catture, proprio le catture di ieri all'orologeria, arrivate puntualmente dopo la dichiarazione di Spatuzza, e in concomitanza del New Berlusconi Day, riguardano due mafiosi. Il primo catturato a Palermo, che andava scappando perché c'era lo piccolo che lo voleva fare fuori, che era ormai posato, quindi sostanzialmente questo si trovava vicino al Palazzo di Giustizia, a pochi metri dal Palazzo di Giustizia, non si capisce se è stato catturato, forse si stava andando a costituire, nella speranza di evitare la cattura. Gaetano Fidanzati era uscito dal carcere appena un anno fa, c'era entrato, c'era rientrato, è gravemente ammalato, ha 75 anni. Tutte le volte che lo riportano in carcere dicono no, questo non può stare perché è ammalato e quindi si deve curare, un rudere, un rottame. Quindi questo sicuramente fra qualche giorno riuscirà di nuovo dal carcere perché è ammalato, perché la sua condizione non è adeguata. Probabilmente a Milano gli avranno fatto una telefonata, lo avranno chiamato e gli hanno detto senti, ci serve qualcuno da catturare oggi perché insomma c'è Berlusconi che deve fare una dichiarazione in treno, quindi col fischietto, il cappello da capostazione. Insomma, i mafiosi sono un bersaglio per dire che lui combatte la mafia, ma quali? Quelli con la prostata, quelli i ruderi, i relitti, quelli che scappano, 75 anni. Fidanzati che l'hanno cacciato dal carcere perché non poteva starci, è andato in ospedale. Poi è arrivato un altro provvedimento definitivo, quindi ci è ritornato. Ritorna in carcere, lei qua non può stare e quello se ne va. Ed era a Milano, c'era il New Berlusconi Day, c'era stato Spatuzza, ne serviva uno, ne prendono uno sotto il Palazzo di Giustizia, che andava fuggendo, che gli sparavano, se no, e l'arrestano, e l'altro lo trovano a Milano e quindi esce la dichiarazione. Oggi avete aperto i telegiornali, compreso il 3, tanto per non. Qual è la notizia? La prima notizia? Il New Berlusconi Day? La manifestazione di Roma? Le dichiarazioni di Spatuzza? Le indagini sulle dichiarazioni di Spatuzza? No. Era la cattura di quei due latitanti, con la sceneggiata dei poliziotti che cantavano davanti alla squadra mobile. E i veri poliziotti che hanno fatto la cattura e che hanno fatto quell'indagine si sono vergognati e se ne sono andati e mi hanno telefonato e hanno detto stanno facendo uno schifo, qua sta succedendo uno schifo, perché hanno organizzato la messa in scena davanti alla questura, portando le persone loro, poi pullman, per organizzare quell'apparente solidarietà alla polizia. Ma vi rendete conto che cos'è l'Italia? Che livello di bassezza abbiamo? Che livello di mistificazione,